Ciao, sono Valeria Franco e questa è Salsa d'Arte. Che fine ha fatto l'arte oggi? In passato era normale commissionare opere d'arte e lo si faceva per moltissimi motivi, come ho spiegato in un mio video precedente, 5 motivi per commissionare un'opera d'arte. Ma oggi si commissiona ancora arte? Che fine hanno fatto gli artisti? È possibile vivere di arte? Evidentemente è molto difficile, infatti chiunque dica di volere fare l'artista viene considerato come una persona un po' folle. Il problema è che anche se un artista ha talento, difficilmente riesce a vendere le proprie opere. Il mercato dell'arte è molto complesso e non valgono più le regole di una volta. Non basta più essere molto bravi in una particolare tecnica o avere idee originali. Molte gallerie propongono agli artisti di esporre le proprie opere, ma in cambio chiedono un prezzo notevole. E allora mi chiedo, se il gallerista guadagna direttamente dall'artista, che incentivo ha a vendere le sue opere? L'artista diventa il cliente finale e non più quello che dovrebbe guadagnare dal suo lavoro. La stessa cosa succede anche per gli scrittori, che spesso sono disposti a pagare prezzi anche salati per autopubblicare i propri libri. Un'altra questione è quella degli artisti improvvisati, che talvolta producono anche grandi quantità di opere, ma che non hanno una preparazione culturale o una sensibilità vera verso l'arte. Un tempo il materiale artistico era costoso e questa era già una selezione. Inoltre, ogni epoca ha avuto degli standard precisi per capire la qualità di un'opera d'arte. Il Novecento ha scardinato molte delle regole preesistenti e questo ha lasciato magari un po' di confusione. Le persone magari non riescono a capire che cosa ha portato all'elaborazione di certe idee o di certe trasgressioni. E oggi le persone faticano a distinguere un'opera magari difficile e complessa, ma che ha delle basi solide, da un'opera che invece è semplicemente improvvisata e magari brutta. In particolare questa difficoltà avviene con le opere astratte. Infatti sembra molto semplice con i colori creare degli effetti anche gradevoli sulla tela, ma non necessariamente c'è una profondità dietro quest'opera. Oggi l'arte è molto distaccata dalla vita reale e passa attraverso altri canali, spesso molto elitari. In passato c'era la committenza pubblica, quella religiosa, quella privata dei grandi nobili, ma anche a livelli più bassi della società si commissionava arte, in quanto era l'unico modo di possedere delle immagini. Per esempio, se un artista nasceva ad Urbino e dimostrava un grande talento, poteva finire a lavorare per il Papa, come è accaduto a Raffaello Sanzio. Ma se, al contrario, un artista era mediocre, poteva continuare a fare il suo mestiere e lo faceva magari per una committenza meno prestigiosa in provincia. Ogni artista aveva il suo ruolo. Questo oggi non accade più. Le persone si procurano facilmente quadri, poster, stampe dai centri commerciali, dalle grandi catene, e sono oggetti stampati a milioni. Per fortuna gli artisti trovano sbocco talvolta a monte, nella grafica, nella pubblicità, nella moda e nell'editoria. Ho notato che si fanno molti complimenti agli artisti. Sento dire: bravissimo, le tue opere piaceranno molto, venderanno tanto. Ma chi dice queste parole? Non pensa minimamente ad acquistare l'opera dell'artista che sta tanto elogiando. E allora perché dovrebbero farlo gli altri? Il mondo di oggi non è certo quello del passato e non voglio fare la nostalgica, ma penso che nel nostro piccolo potremmo anche tornare ad essere un po' dei mecenati. Artisti poco conosciuti vendono le loro opere a prezzi accessibili e sono dei pezzi unici. Secondo me vale la pena rifletterci. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, sarò felice di rispondervi. Ricordate di iscrivervi al mio canale e
continuare a condire la vostra vita con salsa d'arte. Se apprezzate il mio progetto di portare la cultura sui social network, sostenete il mio canale iscrivendovi attraverso il vostro account YouTube o Gmail con la stessa password. Cliccando sulla voce Salsa d'Arte potete accedere direttamente al canale e vedere tutti i video che sono stati pubblicati fino ad ora. Potete anche sostenermi con una donazione attraverso il mio account Patreon. Grazie per il vostro supporto. Continuate a condire la vostra vita con Salsa d'Arte.